Cari amici vicini e lontani, bentornati a Focus da parte di Stefano Elena. Con questa puntata parliamo di tasse e abbiamo con noi in collegamento Eugenio Filograna, presidente e fondatore di Autonomi e Partite IVA. Filograna, grazie di essere qua con Focus, piacere di conoscerla. Grazie a lei, Stefano Elena, e sono onorato di essere presente. Allora, Filograna, parliamo di cos'è Autonomi e Partite IVA. Perché la nascita di questa associazione a difesa delle partite IVA e soprattutto dei contribuenti fiscali? Autonomi e Partite IVA è un'associazione culturale e politica, è diventato un movimento a tutti gli effetti, è nato un po' per difendere prima del Covid soprattutto le micro attività, ma si è evoluta talmente tanto che oggi ha quasi 1 milione di sostenitori nazionali. Tutti autonomi e partite IVA, naturalmente, che hanno intenzione di far sentire la propria voce, per troppi decenni lasciata sola, isolata. La maggior parte degli autonomi e partite IVA sono considerati evasori fiscali, in verità loro sono solo persone che sono costrette a inventarsi un metodo di sopravvivenza, nella maggior parte dei casi. E non è un caso che 3 milioni di partite IVA negli ultimi anni hanno cessato l'attività, sono scomparse e siamo ripassati da 8 milioni e 2 a 5 milioni. Questo vuol dire che l'iniziativa privata non è considerata un asset strategico nel nostro Stato. Questo è il motivo per cui è nata. Quindi per difenderci culturalmente e per essere pronti a entrare nelle istituzioni dello Stato con delle proprie liste elettorali. Al momento giusto ci trasformeremo in partito. Ho capito, quindi c'è uno scenario in vista delle prossime elezioni politiche di diventare, diciamo, da leva di categoria a diventare una leva politica vera e propria. Ma da questo punto di sguardo, i partiti già esistenti non erano sufficienti? I partiti, soprattutto del centrodestra, non difendono abbastanza le necessità di chi lavora, di chi intraprende, di chi fa la partita IVA, secondo lei? No, evidentemente no, perché ci sono stati talmente tanti governi anche di centrodestra negli ultimi 40 anni e per la verità non hanno fatto molto, anzi devo dire che tanto quanto quelli di centrosinistra hanno danneggiato un po' il sistema della libera iniziativa, soprattutto, ripeto, i micro imprenditori che sono quelli che secondo il codice civile arrivano a 350.000 euro di fatturato, ma noi li dividiamo in due categorie, quelli fino a 100.000 e quelli da 101 a 350. In questa categoria multidisciplinare, di multicategorie, si nascondono i veri talenti imprenditoriali, ma se noi li ammazziamo prima ancora di crescere è ovvio che scapperanno. È quello che sta succedendo in Italia. Parliamo tanto di occupazione, di sviluppo, di benessere sociale e questo può essere se per forza di cose procurato solo dagli autonomi della partita IVA, perché certamente la pubblica amministrazione può prendere dipendenti pubblici, ma certamente non genererà prodotto interno lordo. Quindi dobbiamo dare un segno forte della necessità all'interno di questo Stato di sviluppare sempre di più la libera iniziativa, e questa non può che passare attraverso quelle categorie che vengono chiamate autonomi e partita IVA. Ecco perché serve un partito che difenda questa regola. Ecco, in questo ambito lei ha citato il problema delle partite IVA e non più tardi di ieri il ministro della funzione pubblica Renato Brunetta si è lamentato del fatto che per la gestione del PNR, del concorso riservato solamente alle professionalità del Sud Italia, c'è stato praticamente un fallimento delle richieste. Tantissime persone che si erano iscritte poi non si sono fatte vive. Da questo punto di vista, secondo lei, non sarebbe stato meglio che lo Stato, invece che prevedere assunzioni anche a termine, si rivolgesse a professionisti dando loro consulenze, dando loro un incarico annuale, eventualmente rinnovabile, senza avere tutto questo carico di burocrazia e soprattutto dando anche un motivo di lavoro a tantissimi professionisti che, ricordiamocelo, soprattutto nel campo legale, ci sono tantissimi avvocati che lavorano veramente sottopagati. Esattamente questo. Eppure il nostro Brunetta è uno dei nostri, nel senso che dovrebbe essere uno che difende gli autonomi e le partite IVA. La domanda è: perché un uomo dei nostri dice queste cose? Perché è all'interno di un contesto politico dove chi comanda è la sinistra ancora, è il centro-sinistra, e ragionano
e obbligano i ministri a ragionare in termini di pubblica amministrazione, quindi di assunzione diretta e non di delega diciamo, in outsourcing delle attività professionali che possono essere svolte decisamente, sicuramente molto meglio da noi. Noi professionisti abbiamo tanti avvocati, tanti commercialisti, ma abbiamo anche tanti geometri, tanti ingegneri, tanti architetti, persone che possono in tutte le categorie essere d'aiuto allo Stato anche per attività di questo tipo. Gli appalti non devono essere visti soltanto per le grandi imprese, ma anche per le attività professionali, per le micro attività. E sono d'accordo con lei, è un errore tattico che ha commesso non tanto Brunetta, ma questo governo, che si lascia purtroppo guidare soprattutto dal centro-sinistra. In quest'ambito qua c'è anche il problema dei famosi indennizzi per il blocco dell'attività a favore del mondo delle partite IVA. Abbiamo avuto i decreti ristori 1, 2 e 3 e adesso il sostegni 1 e 2, però pare che la musica non sia cambiata nemmeno col governo Draghi, in quanto se qualcosa è arrivato sono state risorse estremamente limitate e soprattutto stanno arrivando in ritardo, complice il fatto che tutti questi decreti sono accompagnati da una miriade di decreti applicativi che stanno ingolfando l'attività di governo e sono decisamente in ritardo. Secondo lei, come se ne può uscire? Queste briciole riusciranno a risollevare effettivamente il mondo delle partite IVA oppure si assisterà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane a uno stillicidio di posizioni di partite IVA? Noi abbiamo previsto che 1 milione di partite IVA entro la prossima primavera chiuderanno l'attività se il governo non interviene. Questi interventi, dati un po' a singhiozzo, ma posso dire anche a gocce, salveranno sì e no 75.000 imprese o attività di questo tipo, che moltiplicato comunque per il numero di 3 e il numero minimo di dipendenti sono 210-220 mila persone che non perderanno il posto di lavoro, contro invece 3.000 e 4, 3.000, 3 milioni, chiedo scusa, di dipendenti e 1 milione di partite IVA che invece sono in una condizione di assoluta cessazione di attività. Quindi tra un po' avremo 4 milioni entro primavera di disoccupati e di cui 1 milione di imprenditori che sono in mezzo alla strada. Certamente servirebbero delle risorse decisamente più importanti, ma anche dei decreti attuativi più veloci. In questi ultimi 2 giorni io ho scritto degli articoli proprio su queste due operazioni, cioè quello di procurare dei soldi necessari per far fronte a questi 200 miliardi che servono tutti per autonome partite IVA, cioè per le imprese, per chi produce reddito da professione, da impresa, da attività produttive, e contestualmente anche dei decreti attuativi che siano veloci, che non impiegano anni, anni, anni per poter utilizzare lo stesso denaro. Insomma, in questa trasmissione è difficile stare a spiegare un po' tutte le cose che vogliamo dire, che abbiamo detto in tutti questi anni, però una cosa è certa, che non bastano questi contributi dati dallo Stato, sono assolutamente insufficienti e rappresentano, se no, il 7-8% dell'intera categoria che sta soffrendo. Ripetiamo noi, anche per ricordare di cosa stiamo parlando, ci sono 5 milioni di partite IVA di autonomi in Italia, Che di sono questi circa 20 milioni di dipendenti. Di questa categoria, nelle loro generalità, circa il 20% ha sofferto prima e ha peggiorato la propria posizione anche durante il Covid, quindi prima del Covid e nel contesto del problema del lockdown. e poi avrà Un anche milione di aziende chiuderanno, di attività chiuderanno entro aprile, e a questo milione di aziende si aggiungono una media di 3-9 dipendenti. Quindi partiamo da 3 milioni a 9 milioni di disoccupati. Se il governo non interverrà in modo concreto, reale, pratico, cioè con soldi reali che vengono dati a queste persone che hanno cessato o stanno per cessare definitivamente l'attività.
Ma come si possono dare effettivamente tutte queste risorse? Perché fino adesso al comparto delle partite IVA sono arrivati, se va bene, dai 25 ai 30 miliardi di euro complessivamente nei vari decreti, ristori e sostegni. 200 miliardi sono veramente una cifra enorme, è dell'ammontare praticamente del PNR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sta, su cui stanno lottando i partiti al coltello per portarsi via ciascuno la propria fetta. Come si fa a trovare queste risorse e soprattutto come si possono scaricare su questo mondo che costituisce spesso e volentieri, oltre ai negozianti, all'artigiani, dicendo, anche la crema culturale, professionale della società italiana, che rischia un pesante, diciamo così, deperimento? Allora, noi abbiamo già dato una risposta, ma da almeno 2 anni, e lo chiamiamo risanamento equitativo, che è la sommatoria di due operazioni, un condono tombale e un risanamento del bilancio dello Stato per somme inesigibili che generano un falso in bilancio. E mi spiego meglio. Lo Stato italiano ha nella sua pancia un credito verso cittadini per circa 1.000 miliardi. Quindi ci sono questi cittadini, tra i quali molti o quasi tutti autonomi e partite IVA, che hanno un debito di circa 1.000 miliardi. Peccato però che questi poveri cittadini che non hanno i soldi per pagare sono quei 3 milioni di partite IVA che hanno cessato l'attività. Quindi lo Stato ha un credito inesigibile verso società o aziende che non esistono più, se non l'8 e il 10%. Quindi ha un falso in bilancio pari al 90% di 1.000 miliardi, circa 900 miliardi di crediti inesigibili. Come fa ad aggiustare queste due posizioni? In un modo molto semplice. Innanzitutto devo fare una premessa. È vero che c'è una forma di mancato pagamento da parte degli autonomi partite IVA, ma è altrettanto vero che se 3 milioni di società e di attività autonome partite IVA hanno cessato l'attività, è perché quella tassazione non l'avrebbero mai potuta pagare. Quindi è un errore dello Stato, del governo, dei politici e dei partiti aver sbagliato la politica tributaria sapendo per tanti decenni che gli autonomi e le partite IVA a cui erano indirizzate queste politiche tributarie non l'avrebbero mai potuto pagare. E questi sono i fatti. Torniamo a noi. Che cosa proponiamo? Proponiamo il risanamento equitativo, che è il condono più il risanamento del bilancio dello Stato. Cosa diciamo di fare? Diciamo di vendere, di fare un condono al 30% con credito d'imposta del 100%. Faccio un esempio. Lo Stato ha 1.000 miliardi di crediti, li vende al 30% a chi? A quei cittadini, anche autonomi e partite IVA, che hanno i soldi in banca. E voglio ricordare che in Italia ci sono circa 5.000 miliardi depositati sui conti correnti bancari, 5.000, non 1.000. Quindi persone come me che dispongono magari di qualche soldo vanno a comprare il credito, lo pagano il 30 e traggono beneficio con credito d'imposta in 15 anni di 100. Quindi io avrò un guadagno di 70 su 100. Lo Stato intanto incassa 30. Morale della favola, lo Stato incasserebbe subito 300 miliardi. Il cittadino che ha invece un credito d'imposta di 100 e le ha pagati solo 30, quel 70 potrà venderlo anche a pezzettini da 1.000 euro a un terzo, a un quarto nell'arco degli anni a un prezzo maggiore e quindi questa plusvalenza sarebbe altrettanto tassata. Morale della favola, lo schema prevede che nell'arco di questo contesto lo Stato incasserebbe 560 miliardi, che con il moltiplicatore monetario in 15 anni fa 1.500 miliardi. Quindi ne perde 1.000, ma ne incassa 1.500. Non è difficile, però purtroppo si chiama anche teoria un po' come dire della fantasia, no? Non è proprio una cosa che piace agli economisti. Perché? Perché c'è un articolo del codice civile, anzi un articolo non soltanto del codice civile, ma della Costituzione, che dice che deve essere per forza di cosa compensato ogni importo che viene ad essere toccato dalle attività dello Stato. Quindi ci vuole la copertura. Ma ultimamente, proprio in questi giorni, dopo che la Ragioneria dello Stato è stata sollecitata da noi ripetutamente sul modificare questa cosa,
riconosciuto che forse vale la pena di fare la copertura in anni più lunghi. Quindi, se questo tanto mi dà tanto, abbiamo tutti i soldi senza neanche bisogno andare in Europa per sanare le nostre cose. Certo. Il risanamento equitativo è l'articolo 1 del nostro programma. Certo, da questo punto di vista bisogna vedere che dopo non ci sia l'assalto alla diligenza dei soliti noti che preferiscono dare i soldi più ai redditi di cittadinanza che non a chi lavora, no? Da questo... L'ultima domanda, filigrana prima di chiudere. Si parla in questo periodo anche di riforma fiscale e le varie proposte sono sempre quelle tra flat tax, tra tassazione minima, addirittura tassazione sulle successioni, aumento di tassazione perché, soprattutto sul lavoratore autonomo perché sono evasori a prescindere e quant'altro. Il vostro punto di vista, che cos'è, calcolando anche che chi lavora al giorno d'oggi, a parte i regimi fiscali speciali del flat tax al 15% fino a 65.000 euro, al giorno d'oggi chi lavora in proprio va a finire di avere un'aliquota marginale superiore al 50%. Noi da sempre siamo per una revisione totale del sistema tributario e per autonomi e partite IVA noi riteniamo che fino a 100.000 euro non si debbano pagare né contributi né tasse. Da 101 a 350 il 2% omnicomprensivo di tasse e contributi, perché questo permette la cosiddetta rotazione del capitale creato, quindi per dire 1.000 euro di una partita IVA che non paga tasse genera 5 volte un moltiplicatore monetario e 15 volte un acceleratore dell'investimento, dà ricchezza, ma soprattutto crea il presupposto che la libera iniziativa sia al centro di tutte le operazioni che vengono intraviste dalla politica. Non possiamo più pensare al welfare, non possiamo più pensare alla centralità operaia o alla centralità del lavoratore dipendente. Dobbiamo pensare alla centralità della libera iniziativa, partendo dal seme dell'economia, che sono gli autonomi e le partite IVA, Da che questo punto. devono pagare il meno possibile perché in questo contesto di circa 3 milioni e mezzo di persone si nascondono i veri talenti, quelli che possono diventare micro, piccoli, medi, grandi e grandissimi imprenditori, dando quindi opportunità di lavoro e benessere a tutta la società civile. Questo è il nostro modo di intendere. Lei ha detto il 2% oltre i 100.000 euro ed esenzione fiscale sotto i 100.000. Un bel libro dei sogni da questo punto di vista. Sarebbe già tanto arrivare a un 10% buoni per tutti e casomai qualcosina in più. Però, cari amici vicini lontani, ringraziamo il presidente Filograni di essere stati con Focus. Grazie presidente, in attesa di rivederci in altre puntate su questo canale. A tutti voi un saluto da parte di Stefano Elena, arrivederci, ciao! Grazie e buona giornata.